Ciao ragazze, bentornate all'appuntamento dei top 3 biodivisi per categoria. Finalmente, dopo tanto tempo, non ricordo neanche quando è stato l'ultimo top 3 bio che ho fatto. Finalmente oggi vi parlo degli scrub viso che sono un pochino adatti per tutti i tipi di pelle, perché ce ne sono un paio che secondo me sono perfetti anche per le pelli secche e grasse, miste. Io, come ben sapete, ho una pelle mista. Un paio però purtroppo non li ho più, li ho terminati e quindi mi sono dimenticata di tenere la scatola e li ho proprio buttati del tutto. Parto da quello che ho qui e che sto utilizzando in questo periodo, che è lo scrub viso ai frutti rossi di Bioficina Toscana. Questo mi era stato inviato dal sito Sogno Bio ed è davvero ottimo, è fantastico questo scrub, quindi è fatto in questo modo, ha una profumazione deliziosa di frutti rossi e sembra uno yogurt quasi, sembra uno yogurt con delle granelline all'interno che veramente fanno un'esfoliazione efficace ma allo stesso tempo delicata. All'interno questo scrub ha i microgranuli di lampone e ribes nero. È uno scrub adatto un po' per tutti i tipi di pelle perché è delicato ma allo stesso tempo efficace e idratante, quindi va bene anche per le pelli secche, per le pelli miste, ma anche per le pelli grasse, perché all'interno ha l'estratto bio di menta che svolge un'azione purificante, quindi poi lascia la pelle pulita, compatta, veramente ottimo questo tipo di prodotto. Unica nota negativa è il packaging. Non amo molto gli scrub viso con questo tipo di packaging, ma preferisco quelli per il corpo, magari sì, però per il viso preferisco quelli in tubetto. Non so come mai, li trovo un po' più pratici, anche perché spesso io lo scrub lo utilizzo sotto la doccia e quindi a volte con le mani bagnate, insomma, non è proprio una cosa igienica. Secondo me questo tipo di prodotto, spero che riesco a chiuderlo, ci cioè sono tutti i granellini all'intorno, spero che faranno anche una confezione col tubetto, perché secondo me è un po' più pratica. Purtroppo è un po' costosetto, almeno qua c'è scritto 14 euro, poi varia tantissimo da sito a sito e sono 100 grammi. È davvero un ottimo prodotto di Bioficina Toscana che è uscito, la linea è uscita anche con l'acqua micellare, che è ottima. Il secondo scrub per il viso, ottimo, veramente ottimo, che mi era piaciuto veramente tantissimo, è quello di Dottor Organica alla rosa, che però purtroppo non ho qui, ma la confezione era tipo questa, quindi era fatto in questo modo e poi era in tubetto. Ecco. Era tipo in tubetto così, però era alla rosa. Lo sapete che non amo tantissimo la profumazione alla rosa, ma quello lì non mi dava particolari problemi di fastidi, diciamo, anzi era abbastanza piacevole anche come profumazione. Questo che ho io invece è quello lì al miele che devo ancora utilizzare, infatti ce l'ho ancora sigillato che lo riutilizzerò quando finisco lo scrub della Bioficina Toscana. Lo scrub alla rosa era davvero ottimo, delicato ma efficace allo stesso tempo e quello lo consiglio per le pelli appunto normali o secche perché è davvero molto molto delicato. Appunto la rosa si sa che è anche molto idratante, infatti dopo quando lo andavo a utilizzare, dopo non andavo a utilizzare niente, né creme, né tonici, né niente perché mi lasciava proprio la pelle morbidissima, compatta, liscia, pulita, un pochino come quello scrub di Bioficina Toscana. Anche con questo dopo non vado a utilizzare niente, quindi davvero un ottimo prodotto. La marca Dottor Organic io la trovo anche nella farmacia Essere Benessere che c'è in città, quindi fate una ricerca e per vedere se anche nella vostra città c'è. Ultimo top è quello della Domus Olea Toscana, ovvero il peeling viso corpo maschera, anche perché si può utilizzare sia come scrub sia come maschera se lo tenete di più. Io l'avevo utilizzato però solo come scrub. Come scrub è davvero molto molto efficace, scrubba benissimo, ma essendo un prodotto adatto anche per il corpo è diciamo un pochino più strong rispetto agli altri due che vi ho fatto vedere che erano un pochino più delicati, quindi non lo consiglio per una pelle molto molto sensibile o per una pelle secca. Tra l'altro ci sono varie ml, c'è cioè un tubettino piccolo che avevo utilizzato io e un tubetto più grosso ovviamente per chi lo vuole utilizzare anche per il corpo. È davvero efficace, ottimo anche quello, mi era piaciuto tantissimo. Per quanto riguarda però ho utilizzato come maschera non tanto, io lo preferivo come scrub. Se non sbaglio aveva all'interno i microgranuli di albicocca
E se non ricordo male, rispetto agli altri due che vi ho fatto vedere, i microgranuli infatti erano un po' più grossi, proprio perché era adatto anche per il corpo. Non lo consiglio per una pelle molto molto sensibile o per una pelle secca, ma più che altro è uno scrub adatto per le pelli miste grasse, proprio perché scrubba davvero molto molto bene. E rispetto agli altri due, io dopo dovevo andare con una crema o comunque un prodotto idratante per il viso, proprio perché non era idratante, ecco, non è idratante come gli altri due, però allo stesso modo come scrub è davvero ottimo. La Dom Sole Toscana io l'avevo comprata su Eccoverde, se non ricordo male. E basta ragazze, questi erano i miei top 3 bio scrub per il viso. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri e soprattutto qual è il prossimo top 3 bio che vi piacerebbe vedere. Vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!